È davvero un grande onore stasera essere qui al Teatro Manzoni di Pistoia con il più grande trombettista jazz italiano, ma non solo, internazionale, Enrico Rava. Grazie maestro Ma io per... spero che sia un piacere più che un onore. È un piacere e un onore E poi entrambi. questo, il superlativo, il più grande, non so. Ma corrisponde alla Cioè, realtà. non credo, no, il più Il più. non c'è mai. Lei ha cominciato a suonare sin da piccolo come tanti altri musicisti e ha amato la musica da subito, però lo ha fatto in contrasto con la sua famiglia che voleva qualcosa di diverso per lei a Torino. E poi sono successe alcune cose, probabilmente anche un concerto di Miles Davis che l'ha portata a decidere che questa sarebbe stata la sua vita e la sua strada definitiva. È andata così? Sì, cioè, diciamo che non ho incominciato da bambino. Io quando ho sentito il concerto di Miles Davis a Torino nel 1956, io avevo già 17 anni e mezzo, dopo un paio di settimane mi sono comprato una tromba e ho cercato di impararmela da solo. E, niente, poi sono stati degli incontri che hanno fatto sì che mi trovassi coinvolto con dei grandi musicisti già da quasi subito, dopo 2 o 3 anni, per cui da lì diciamo che è stato molto facile, devo confessarlo, ho avuto molta fortuna. Lei negli anni 60 ha vissuto molto fuori dall'Italia, perché prima a Londra, poi in Argentina, per approdare a New York dove è rimasto per 10 anni. Sì. Ecco, com'era questa grande metropoli per un giovane ragazzo che aveva appunto in mente di fare musica jazz? Beh, erano anni d'oro perché c'erano ancora i grandissimi in vita, suonavano Duke Ellington, perfino Armstrong, non so, per non parlare di Miles che suonava ancora nei club, Rollins, che ne so, tutti, quindi era molto stimolante. In più io, siccome non sono andato da solo, sono andato nel gruppo di Steve Lacy, quindi mi si sono aperte tutte le porte, perché Steve Lacy era molto amato dai musicisti newyorkesi, soprattutto dell'area un po' free, e per cui mi sono trovato a suonare con tutta questa gente, che per me era come un sogno che si materializzavano. Ecco, se dovesse individuare 3 dischi che hanno rappresentato una svolta, tipo 3 dischi chiaramente di altri musicisti che hanno rappresentato delle svolte nella sua vita, quali sono? Beh, io il disco che mi ha fatto innamorare del jazz è un disco di Bix Beiderbecke, un disco del 27. Bix Beiderbecke è ancora adesso una delle mie icone, no? Poi l'altro è un disco di Armstrong, che è Potato Head Blues, che è il brano che Woody Allen dice sempre che è una delle 10 cose per cui vale la pena vivere. E poi sicuramente Miles Davis live al Lincoln Center. Però 3 non sarebbero abbastanza, ci vorrebbe almeno 5 o 6, che sono stati determinanti. Ne può aggiungere qualcun altro? Sì, per esempio Miles Ahead di Miles con Gil Evans. Sicuramente c'è un disco di Sonny Rollins che per anni è stato ha sempre viaggiato con me, che era live at the Village Vanguard. Noto locale Sì, e newyorkese. lì lui era in trio con Elvin Jones e Uwe Boll, è un disco straordinario che non sento più da molto tempo, anzi adesso quando vado a casa me lo riascolto. Gli abbiamo fatto venire di nuovo voglia. Senta, da alcuni anni possiamo definirla un po' anche un talent scout della musica, intendo dire che riesce ad individuare giovani, brillanti musicisti con cui, che avvicina, con cui poi suona insieme e che avvia così a carriere straordinarie. Penso a Stefano Bollani, a Gianluca Petrella, a Giovanni Guidi, ecco. Questo Si può approccio. sembrare, no, ma invece non è così, è che io cerco i musicisti con cui mi piace suonare, quindi
e che quindi condividono una certa visione della musica. Potrebbero avere 15 anni o 95, io per esempio sono molto spesso, quando posso, quando c'è l'opportunità, con un trombonista che si chiama Dino Piana, che ha 84 anni, che suona meravigliosamente il trombone a pistoni ed ha la voglia, la curiosità, la passione, l'apertura mentale di un ventenne, cioè. Però in generale invece i miei coetanei, o anche quelli un po' più giovani ma non molto, tendono a essersi cristallizzati su quello che suonavano quando erano al massimo della loro efficienza. Quindi siccome invece ho bisogno sempre di muovermi un po', ho bisogno di... Non posso suonare quello che suonavo una volta. Quindi in generale mi trovo meglio con i giovani. E tra i giovani oggi basta... Cioè, è pazzesco, sono dei giovani incredibili. Per esempio, l'altro giorno in Sicilia ho sentito due gemelli, tromba e sax, pazzeschi, che hanno 14 anni, e sarebbero pazzeschi ne avessero 30 di anni, invece no, ne hanno 14, quindi in più sono pianisti mostruosi, trombettisti, purtroppo bisogna ammazzarli da piccoli, ma... e così è, quindi non è difficile trovare dei complici. Un'altra domanda, oltre ad incidere dischi, lei ha scritto anche un paio di libri sul jazz e sulla sua vita come jazzista, in particolare nel libro Incontri con musicisti straordinari si ha proprio l'idea di che cosa sia successo negli ultimi decenni in questo ambito. Che piacere, se di piacere si può parlare, le dà la scrittura rispetto alla musica? Beh, a parte che l'altro libro... Note necessarie, non giusto? Non l'ho scritto, quello è un'intervista. È giusto, è vero. Invece questo degli incontri l'ho scritto io. In prima persona. E mi sono divertito tantissimo, a dire la verità. Infatti, probabilmente fra non molto mi ricomincio un altro. Potrebbe anche essere un libro di racconti. Perché io sono un lettore onnivoro. Per questo motivo ho anche una facilità a scrivere, perché sono abituato a leggere, quindi è una cosa che, con cui ho un rapporto molto, molto stretto. Un giovane oggi che ama la musica, perché dovrebbe scegliere il jazz e suonare jazz? Beh, non penso che sia una scelta, cioè uno suona jazz perché ha voglia di suonare, gli piace, non è che sceglie, è il jazz che ti sceglie. Io non è che ho scelto di suonare jazz, la musica è una questione di suonare. Se non avessi potuto suonare questa musica, non avrei fatto musicista, non è che avrei scelto di suonare un'altra cosa. Avrei fatto comunque altro mestiere, comunque parlo 5 lingue, non sono stupido, quindi potrei aver fatto un altro lavoro tranquillissimamente. E dopo una carriera così, diciamo, intensa, aver suonato con i più grandi musicisti, Enrico Rava ha ancora un sogno nel cassetto? No, un sogno nel cassetto non ce l'ho. A parte, io sogni nel cassetto li avevo quando ero a Torino, che suonavo con i miei amici, avevo 19-20 anni. Poi tutti i sogni nel cassetto era di suonare nel grande giro con i grandi, e dopo 3-4 anni questa cosa si è avverata, quindi anzi, poiché secondo me comunque oggi, anche se è pieno di musicisti straordinari, però non c'è quella ricchezza creativa di 30 anni fa, no? Quindi io penso di aver avuto la chance di suonare in situazioni irripetibile, potrei avere un sogno nel cassetto retrospettivo, di suonare ancora in certe situazioni in cui mi sono trovato 20 o 25 anni fa. Grazie maestro, prego. È stato un piacere, a presto. Presto.